siamo qui, Torre del Greco, io Anna Cupertino, RoTV Italia per Videoline, presto la mia immagine per una cosa molto importante, il mio amico Tonino Scala, oggi qui per il primo ciak di Un calcio d'amore. Sì, è anomalo iniziare un film che parla della mia bella Castellammare, di una squadra di West Abbia che tra le altre cose non ha un grande rapporto con la Turris e con i Corallini, iniziarla appunto a Torre del Greco. Quindi qui per parlare di una storia che gira intorno alla storia principale, che poi è la storia del nostro territorio, storie drammatiche che parlano di ferite aperte nell'animo di questa città e dei cittadini di Castellammare come Ritorno del Greco. Diciamo proprio in maniera molto breve, Tonino, la storia, i personaggi e soprattutto come è nato poi l'incontro con il regista e la realizzazione del film. Diciamo che la storia nasce per caso, è una storia che mi è venuto in mente dopo un derby, una partita che si tenne a Castellammare fra queste due squadre, rivalità storica, la Nocerina e la Juve Stabia, tra i Molossi e le Vespe, un odio, se così possiamo definirlo, calcistico, che va avanti da un bel po' di anni, dagli inizi del secolo scorso. E mi sono posto una domanda: può una storia d'amore superare questa faida? E ho pensato appunto di scrivere questa storia impossibile tra una tifosa della Nocerina e un tifoso della Juve Stabia. Però chi mi conosce, chi conosce la mia penna, la mia scrittura, sa che anche quando apparentemente ci può essere una storia futile, io provo sempre a parlare della mia terra, provo sempre a mettere le mani nel ventre molle della mia città, del nostro territorio, e quindi intorno alla storia d'amore di Carlo e Patti c'è Castellammare, ma Castellammare la conosco bene perché è la mia città, ma c'è Napoli, c'è la Camorra, c'è la crisi dell'industria, una crisi che va avanti da troppi anni, e quindi con questo film noi proviamo a mettere le mani, a sporcarci e a provare a mettere in mostra sia le bellezze che noi abbiamo, perché la nostra idea è quella di mettere in risalto, nonostante il buio, di determinate immagini, di determinate scene che pur ci saranno perché fanno parte della realtà, mettere in risalto anche le bellezze che ha Napoli, la sua provincia, la mia Castellammare, perché no anche Torre del Greco. Allora, nel salutarci ti avevo fatto due domande in una, quindi come al solito confondo le idee. L'incontro col regista, la necessità di realizzare, far diventare film Un calcio d'amore da quello che era un piccolo meraviglioso libro. L'incontro col regista nasce per caso, nasce grazie ad un'associazione del territorio, la FD Raffaele Viviani, al suo produttore Ferdinando D'Antuono, e le cose serie si fanno in due posti, o in camera da letto o a tavola. Con Peppe l'incontro è stato un incontro una sera con una pizza in quel di Gragnano. Peppe lesse il libro, dopo qualche ora mi richiamò, disse: no, noi dobbiamo provare a trasformare questa storia in un film. Io pensai: questo è matto, questo non sta bene con la testa. Poi ci abbiamo lavorato e a quattro mani è uscito fuori una sceneggiatura che non è più il libro, è una storia molto più ampia e noi a 300, sì, sì, arricchita, e noi a 360 gradi proviamo, come dicevo prima, a mettere in discussione le nostre certezze, provare a descrivere il lato oscuro di una terra, mettere in luce le sue ricchezze, provando però a dare anche un pugno nello stomaco a tutti noi, perché quel pugno possa darci quella scossa per provare a ripartire insieme. Allora, qui da Torre del Greco, tra pochissimo il primo ciak, io come RoTV Italia lo filmerò, perché è giusto che qualcosa si veda.
E ringrazio Videoline, insomma, che mi ha chiesto di apparire, insomma, di fare voce per oggi. E nel salutarti ti chiedo soltanto una cosa: diamo un input, diciamo perché dovranno andare a vedere Un calcio d'amore. Dovranno andare a vedere Un calcio d'amore perché è una favola. Una favola che alla fine, come in tutte le belle storie, ha un lieto fine, però è una favola divertente che ci inviterà a riflettere su quello che è Napoli e la sua provincia, e poi anche per aiutare un gruppo di giovani, quelli della FD Viviani, degli attori che si sono messi in discussione con una piccola produzione, un modo per provare ad aiutare i figli di questa terra che hanno una vera e propria voglia di riscatto. Insieme possiamo farcela. Allora, Un calcio d'amore, Tonino Scala, Anna Copertino, grazie a Videoline, a presto vederci nelle sale con Tonino Scala.